Beh, insomma, se questo documento è vero come è vero, insomma, è piuttosto inquietante la cosa, perché qui è emerge con chiarezza una trasmissione di inciuci da centro-sinistra a centro-destra e così via. E questo appunto aggiunge inquietudine e inquietudine al quadro politico e amministrativo italiano. Quindi a maggior ragione è importante che l'opinione pubblica faccia tesoro di queste informazioni, le ricordi, perché uno dei grossi problemi e anche uno dei grossi obiettivi dei media e uno dei grossi problemi per l'opinione pubblica è quello di fare memoria storica di queste informazioni, cioè quello di non disperderle, di non diluirle, annacquarle in migliaia, in tonnellate di altre informazioni che vengono date e alla fine poi non capirci più niente, perdere il senso delle cose, perdere il filo, perdere la continuità e avere la sensazione che ogni volta che si dicono queste cose sia una novità o sia un elemento che non accade in modo inedito, e invece appunto non è così. Per questo è importante che noi teniamo a mente le informazioni che recepiamo, impariamo a selezionarle e impariamo poi a metterle insieme in modo da costruire e da ricostruire un percorso storico che è, oltre che una memoria storica individuale, è una memoria storica collettiva che è importante ed è fondamentale. Ma un percorso storico è una memoria storica basata sui dati di fatto, non sulle opinioni. Le opinioni facciamo bene ad ascoltarle e capirle e poi dimenticarle, perché le opinioni non sono fatti. Le opinioni sono interpretazione dei fatti, sono una personale valutazione dei fatti. E sono conclusioni basate su opinioni, definizioni di realtà basate su opinioni, sono appunto definizioni di tipo personale, di tipo individuale o di tipo partitico, in questo caso personale inteso anche come singola organizzazione, oltre che come singolo individuo. Ma possono essere, in molti casi lo sono, quasi sempre, lontane, diverse dalla realtà. Un conto è la realtà materiale dei fatti, la realtà storica dei fatti, un conto sono le opinioni sui fatti. Sono due cose completamente diverse. Questa lettera è un fatto. La mettiamo insieme nella memoria a tutti gli altri fatti che la magistratura ci porta a conoscenza, non gli opinionisti, ripeto, non la magistratura ci porta a conoscenza, oppure i partiti interessati a colpire certi altri partiti, ma che tuttavia colpiscono attraverso l'esposizione di fatti concreti, non attraverso opinioni. E a questo punto poco importa se c'è la convenienza politica a colpire. La convenienza politica a colpire non sempre è sinonimo di non verità, non sempre è sinonimo di opinione pura e basta, non sempre è sinonimo appunto di qualcosa che non è reale. Spesso in molti casi, soprattutto i partiti bravi e i politici bravi, colpiscono con la verità e con i fatti, utilizzando gli errori e i misfatti del partito di governo, nel caso che sia il partito all'opposizione, oppure del partito di opposizione, nel caso che il partito da colpito sia il governo. Quindi l'importante è che noi impariamo a distinguere i fatti dalle opinioni, l'importante è che riusciamo a capire l'importanza dei fatti. L'importante è riuscire a distinguere
tenere insieme nella memoria il filo conduttore su questi fatti e poi a quel punto siamo in grado di farci un'opinione basata sui fatti. Però, in quanto opinione, dobbiamo sempre essere pronti a cambiarla qualora un fatto vero, accertato, ci ponga davanti un dato diverso, quindi una riflessione diversa. Per cui credo che da quello che al momento riusciamo a capire è che c'è una distanza, veramente una distanza, tra quello che l'opinione pubblica vorrebbe dai politici sul concetto di trasparenza, di correttezza, di legalità, di rispetto delle regole, e quello che i politici poi fanno, quello che i politici in nome della realpolitik, del fatto che poi un conto è essere all'opposizione, un conto è essere al governo, un conto è essere fuori dalla politica, un conto è esserci dentro, e quando ci sei dentro ci sono una serie di equilibri e di realtà a cui devi dare una risposta, e questo spesso ti porta a confliggere con le regole. Allora, qui appunto bisogna decidersi. Noi cittadini vogliamo dei politici che non confliggano con le regole, che di fronte a questo tipo di problemi quando governano non ricorrano a inciuci o a favori o alimentino una cultura del favoritismo, del furbismo, eccetera, ma affermino una cultura della legalità, del rispetto delle regole. Noi vogliamo questo, e questo i politici devono imparare a darcelo, perché è vero che se da un lato non rispetti certe esigenze rischi di perdere il consenso, quindi non governi, però è anche vero che dall'altro governare e continuare a governare a certe condizioni, pur di governare, alimentare una rete e una diciamo un'Italia parallela fatta di illegalità, di non rispetto delle regole, di furbizie, di inciuci, eccetera. Questo non è essere parlamentari degni di questa Costituzione, di questa Repubblica, è essere realistici, ma e realisti anche, ma non è essere leali e corretti nei confronti della Costituzione. Allora, o lo dicano chiaramente: la Costituzione va bene se la citiamo verbalmente, eccetera, ma non se cerchiamo di rispettarla e di farla rispettare. E ce lo dicano: non è possibile governare in altro modo che questo. E allora vediamo di costruire un'Italia diversa, vediamo di ricorrere ad altri sistemi per cambiare lo stato di cose esistenti. No. Oppure si danno da fare e trovano il modo, perché il modo c'è, di governare rispettando le leggi, le regole, la Costituzione, eccetera.